una malformazione. A 4 anni Andrea Sansò, messinese di nascita ma di fatto pescarese d'adozione, ha subito un'amputazione bilaterale degli arti inferiori. Lo sport come ragione di vita. Un vero atleta, ha fatto parte della nazionale di sitting volley, ovvero la pallavolo giocata stando seduti sul pavimento con il campo più piccolo e la rete più bassa. E poi pesistica, boxing, carrozzina. Il biliardo non è una novità, Sansò è anche un istruttore, disciplina ripresa dopo diversi anni. Nel 2021 è diventato campione italiano specialità pool ed ora il grande traguardo di partecipare per la prima volta ad un mondiale dal 4 al 7 ottobre prossimi a Torino. Sensazioni? Le sensazioni sono belle perché comunque questa è la prima volta per il Paralimpico. Saremo i primi 6 classificati del campionato italiano che c'è stato a giugno a San Benzano e giocheremo a coppie. Questo perché la federazione vuole dare una visibilità soprattutto per le altre nazioni, perché già quando abbiamo fatto l'europeo a Calangianus molte nazioni ci hanno contattato, quindi sarà una bellissima esperienza. Una bellissima esperienza, stai rifinendo la preparazione di fatto. Sì, adesso gli allenamenti dovrebbero sono un po' più selettivi, poi meno male che qua c'ho Carlo e quindi le cose stanno andando bene. Carlo che è un vero maestro, insomma, che ti segue ormai da tempo. Da un paio d'anni, siamo tutti e due iscritti allo stesso CSB di Campobasso, Golden Eagle, e quindi quando io ho bisogno di un consiglio, di un qualcosa, lui è sempre disponibile, oltre che per me era uno dei miei preferiti, è uno dei miei preferiti come giocatore. Andrea, tu stai bruciando le tappe in questa disciplina, perché noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, è vero che però già praticavi, no? Il biliardo quando eri più giovane, hai ripreso questa disciplina con grandissimi risultati. Sì, io avevo una sala biliardi a Messina, noi comunque in famiglia siamo tutti giocatori di biliardo, mio fratello, i miei cugini sono tutti delle prime categorie, però ho sempre giocato con le protesi. Quindi per me in carrozzina è un qualcosa di diverso e stimolante, perché non ci sono abituato più di tanto. Amo definire diversamente abili per cogliere un'opportunità. Sì, anche perché quando siamo su quel panno siamo tutti uguali. E a proposito ringrazio tutti i giocatori, sia italiani che stranieri, che quando siamo in queste competizioni ci fanno sentire parte di loro. Carlo Diomaiuta è anche il maestro di Andrea Sansò, no? Possiamo definirti così, no? Andrea è un amico, un fratello, quindi quando è possibile ci alleniamo insieme e ci correggiamo a vicenda i nostri problemi sul tavolo verde. Cresce a vista d'occhio, recepisce tantissimo. Sì, Andrea ha tanti margini di miglioramento, già quest'anno ha fatto terzo al campionato italiano, abbiamo molte possibilità di vederlo sul podio più alto. Carlo, stai rifinendo anche tu la preparazione in vista delle qualificazioni mondiali, sempre dal 4 al 7 ottobre prossimi a Torino. Sì, dal 4 al 7 sono quelli che ci hanno diritto e noi andiamo un po' prima a fare le selezioni per guadagnarci un posto tra l'elite del biliardo. Qual è il livello del biliardo in Italia? C'è una grande tradizione, no? Sì, in Italia diciamo che è il massimo del dell'altezza del biliardo, no? Siamo i più forti al mondo, diciamo, dominiamo dappertutto. I rivali più agguerriti chi sono? Oltre a noi sono gli argentini, qualche uruguaiano e così, qualche tedesco. Paolo Diomaiuta ha sicuramente vergato pagine importantissime nella storia del biliardo. Vogliamo, perché il suo palmarès è ricchissimo, vogliamo ricordare i suoi risultati assolutamente celebri? Sì, in verità proprio ho vinto 5 titoli italiani e poi sono stato campione europeo nel 91 a Indra e poi ho fatto il secondo posto nei campionati del mondo nel 94 a San Benzano e poi sono stato sempre in vetta alla classifica, ho partecipato a 9 campionati del mondo di cui uno sono arrivato terzo in Argentina. Comunque non mi lamento di quello che mi ha dato il biliardo a me, però adesso purtroppo ho finito. Diciamo che adesso ha raccolto il testimone suo figlio Carlo. Speriamo, io spero che lui vada sempre un po' meglio, perché adesso lo vedo un po' più giù di fronte a 4-5 anni fa. Speriamo che riprenda, che ce la fa adesso
a fare le selezioni per i campionati del mondo a Torino, speriamo che si qualifichi. Qui hai tanti tifosi, eh? Abbastanza, non mi posso lamentare, quindi spero di... io darò il mio meglio, poi quello che succede, succede.